Sarà pure una sconfitta meritata, ma il risultato del campo regala 3 punti al Foggia e 0 al Nardò. La formazione neretina continua il digiuno di vittorie. Ora sono 9 le giornate senza successi della squadra granata. Un digiuno già cominciato con Renna in panchina. Contro il Foggia è arrivata la prima sconfitta interna del girone di ritorno al termine di un match in cui i padroni di casa hanno saputo far fronte ad una squadra in salute, reduce da ben 9 risultati utili consecutivi. Il primo tentativo è stato del Nardò con Corvino. Predominio territoriale della squadra di Sgobba è evidente. Al 24esimo poteva essere premiato con il vantaggio, ma Corvino spediva incredibilmente a lato. Dopo la mezz'ora il Foggia si affacciava in attacco e al 34esimo in area granata si creava una mischia risolta, sia pure con qualche affanno dalla difesa neretina. Sgobba doveva richiamare Taurino, infortunato per l'omasto. Gli ospiti provavano ancora a portare qualche pericolo alla porta di Mirarco e trovavano anche il gol, ma dopo che l'arbitro aveva fermato l'azione. La ripresa si apriva con una punizione pericolosa di D'Ambrosio deviata in angolo da Mirarco. Pochi minuti più tardi il portiere neretino bravo in uscita su Giglio. L'allenatore del Nardò Sgobba richiamava Rizzi per di piedi per dare peso ad un attacco spento. Al quarto d'ora il solito Corvino a pungere il portiere ospite. Il tecnico del Foggia Padalino richiamava Leonetti per Gentile, mentre nel Nardò Montenegro subentrava Marzocchi. Sotto la pioggia battente il match si giocava anche soprattutto sul piano fisico. Il Nardò pericoloso al 75esimo, ma Rescio non riusciva a deviare in porta. La risposta dei rossoneri foggiani con Giglio, al quale si opponeva Mirarco. Sul fronte opposto e di piedi a sfiorare la rete e dopo Corvino su punizione. La doccia fredda per il Nardò arrivava al 91esimo. Gli ospiti approfittavano di una corta respinta della squadra granata e ripartivano con Agnelli, che lasciava partire un sinistro che si infilava nell'angolino. 0-1. Stop pericoloso per il Nardò, che vede più vicino alla zona play-out, e domenica prossima sarà ospite del Taranto.